Salve a tutti e benvenuti a OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. In questo video parliamo dell'MSDA, che è l'ultima fase di calcolo all'interno della sequenza di 21 punti OEP. Dunque, l'MSDA non è altro che la massima quantità sferica di positivo accettata da un utente senza che si inverta il suo pattern abituale di equilibrio. Ora dobbiamo andare a calcolare quindi quella lente che non va ad invertire né il pattern di equilibrio per quanto riguarda il sistema delle emergenze e quindi non va a invertire il rapporto fra il 16A e il 17A, né va a invertire il rapporto fra il 20 e il 21, quindi non va a invertire il rapporto per quanto riguarda il sistema accomodativo. Ovviamente calcoleremo due variazioni, una per il sistema delle emergenze e una per il sistema accomodativo. Quella più restrittiva, e quindi il limite più restrittivo che corrisponderà al valore di positivo inferiore accettato, rappresenterà praticamente il nostro MSDA, poiché non inverte il pattern né per quanto riguarda il sistema accomodativo né per quanto riguarda il sistema delle emergenze. Dunque, andiamo con il primo step a calcolare la variazione fra il 16A e il 17A. Questa variazione si calcola come la differenza fra il 16A abituale e la semisomma del 16A abituale e del 17A abituale. Praticamente essa si calcola come la differenza fra il 20 abituale e la semidifferenza del 20 abituale e 21 abituale. Quindi adesso andiamo a confrontare i due valori e il valore più restrittivo, quindi il valore inferiore, rappresenta l'MSDA, ovvero la massima quantità di positivo accettato senza che il pattern abituale di equilibrio si inverta. Dunque, questo è tutto per questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video. Bella OptoStyle!